Amici, bentrovati sul mio canale. Oggi ho con me un ospite che questo canale veramente lo arricchirà tantissimo, perché è una persona di grande cultura, profondamente elegante, molto intelligente, una donna di spessore, una giornalista, una grafologa, e la presento, Giovanna Sellaroli. Ciao Giovanna! Grazie Eleonora, troppo, mi hai presentato troppo bene, in realtà ho molti difetti. No, vabbè, lasciamo perdere i difetti, noi ci concentriamo sui pregi che sono più grandi dei difetti. Tra l'altro, il ruolo che tu hai, che è quello non solo di giornalista, ma anche di grafologa, incuriosirà sicuramente tantissimo il mio pubblico, Bene. perché tu sai che l'analisi della grafologia è una disciplina fondamentalmente, è una scienza. Possiamo definire la scienza, la grafologia? Sicuramente sì, almeno è una disciplina che ha un supporto scientifico ben preciso, con delle regole codificate. Certo, immagino. Ma noi ci addentriamo in un contesto molto particolare, e quindi l'analisi non la facciamo in maniera generica, non andiamo ad analizzare una scrittura di una persona qualunque, ma quella di un ex testimone di Geova che teniamo in anonimato per privacy, però possiamo dire che è una donna, questo sì, possiamo dirlo. È una donna, è una persona che ha avuto un trascorso, come possiamo immaginare, come tutti gli ex testimoni di Geova, piuttosto difficile. È una dissociata che si differenzia dal disassociato, perché il dissociato è colui che esce dalla sua congregazione per propria scelta e che poi, però, come tutti gli altri, subisce quello che viene definito ostracismo, quindi una sorta di isolamento sociale piuttosto forte, e quindi l'isolamento dalla famiglia, dagli amici, dal contesto lavorativo e dalla società in generale, che poi è una società a parte, perché è quella caratterizzata appunto dai testimoni di Geova, che considerano tutto il resto che è al di fuori della loro congregazione come l'altro mondo, come un mondo a parte. Quindi puoi immaginare già che sofferenza possa aver avuto questa donna, una donna che però si è rimboccata le maniche, che si è poi convertita lei al cattolicesimo. Non tutti si convertono, c'è chi rimane ateo, però in ogni caso c'è stata questa uscita in maniera consapevole, che nel suo caso ha approdato nel cattolicesimo. Lei è profondamente cattolica. Si è risposata perché prima aveva una relazione con un testimone di Geova. Quando poi lasci la congregazione, ne risenti anche sul piano affettivo, sulle relazioni, tutto cambia, tutto si modifica, ed è una donna anche laureata, posso dire anche questo. Io ti ho voluto mostrare la sua scrittura, anzi ti ho dato due scritture. La prima, che è antecedente a quando lei era ancora nel contesto diciamo, del suo primo momento di vita, quello con i testimoni di Geova, e la seconda scrittura quando è risalita, quando è uscita da questa situazione. Quindi con te mi piacerebbe fare questo cammino di interpretazione grafica della sua personalità e del suo mondo interiore. Sì, certo, io ho visto le scritture, ovviamente non faremo un'analisi approfondita e completa per ovvi motivi, perché questo presupporrebbe un lavoro molto più complicato. Però la grafologia, diciamo che ha questa caratteristica così importante, che mette a fuoco in maniera così anche molto velocemente il grafologo, dallo sguardo di una scrittura si rende, entra subito nell'ambiente in cui la persona si muove, no? Perché il foglio bianco rappresenta il mondo nel quale noi entriamo e ci approcciamo. E quindi, diciamo, ho dato un po' uno sguardo alle due grafie che mi hai sottoposto e che mi hanno detto molto della persona, pur non avendole studiate in maniera profonda. La prima scrittura che tu mi hai fatto vedere, che quindi riguarda, diciamo, il periodo in cui questa persona era nel gruppo dei testimoni di Geova, che tutti sappiamo che, insomma, è totalizzante essere un credente e un appartenente ai testimoni di Geova. E la prima cosa che colpisce di questa scrittura è intanto la sua compattezza,
e tanto inchiostro, cioè è molto inchiostrata, qualsiasi segno grafico è, potremmo dire, un po' impastato, no? Quindi c'è proprio un tratto pesante quasi. C'è una compattezza e uno stretto che dà un po' l'idea proprio del soffocamento. È come se la persona non si prendesse il tempo giusto per pensare e ritrovare un po' i suoi spazi. E quindi c'è questo compatto che a prima vista dà proprio l'idea di una persona comunque che non ha respiro. E questo tratto impastato, quelle colate di inchiostro che ogni tanto sono come delle piccole macchioline, no? Che i francesi chiamano pochage, che sono proprio, diciamo, dei segni tipici dell'ansia e dei segni che ci parlano dei contatti, di contatti piuttosto complicati, di un'affettività molto importante, ma poco ben gestita dalla persona e dalla scrivente, e quindi di una affettività che diventa primaria, che non si sa gestire bene e che è proprio primaria anche rispetto all'autonomia e all'attività. Quindi sono persone che si lasciano un po' sopraffare dagli eventi e che hanno bisogno di circondarsi di affetti, ma che evidentemente non sono quelli giusti, che non riempiono e che non soddisfano abbastanza, anzi, sono oppressivi questi affetti. E quindi è proprio un contesto, quello della prima scrittura, in cui emerge, è abbastanza chiara a livello grafico, una dipendenza e una forte influenzabilità. E quindi c'è tanta ansia da tutti quei segni che emergono, c'è tanti gonfiori, c'è questo tratto pesante, è come se la scrivente non riuscisse proprio ad esprimere la sua personalità e soprattutto la sua autonomia, sebbene si vede che è una scrittura di una persona, insomma, anche che ha un buon livello di scolarizzazione, anche un buon ordine mentale, perché comunque lo spazio è preso abbastanza bene, anche se è tutto molto compatto. Quindi ansia e vulnerabilità, questi segni grafici ci parlano appunto di una scrivente che spesso viene sopraffatta dall'ansia e dalla vulnerabilità, un malessere proprio interiore della scrittura, della scrivente che stenta, fa fatica ad esprimersi sia in campo affettivo e sia anche nel campo, diciamo, dell'affermazione personale. È come se mancasse dell'autonomia che le consente di vivere in maniera anche matura, di camminare un po' con le sue gambe, ecco, come se mancasse questo, una vulnerabilità proprio interiore che non le consente di essere sufficientemente autonoma, ma anche per capire quello che le sta intorno. Quindi c'è questo grosso handicap affettivo. Infatti ci tenevo a dirti che questa persona, quando mi ha sottoposto alla tua analisi la sua scrittura, mi ha riferito che a suo tempo, quando lei scriveva questo diario, si sentiva bloccata e spesso aveva bisogno di esternare quello che aveva dentro, ma si bloccava nel momento stesso in cui si accingeva a scrivere. E poi ha compreso che questo derivava probabilmente dal fatto che lei temeva che poi questi scritti potessero essere letti dai suoi familiari, da sua madre, e quindi potessero venire a conoscenza dei suoi segreti più intimi, di tutto quello che loro non gli concedevano neanche di pensare, perché era considerato da apostati, usano molto spesso questo termine, comunque da peccatori, certi pensieri. Quindi lei, quando scriveva, si bloccava o lo faceva molto segretamente con questo timore. Quindi viene fuori questa tua analisi che hai fatto. Infatti, la scrittura è anche bloccata proprio a livello del movimento, di progressione. Ci sono tanti gonfiori che sono insomma, diciamo, in quel livello. Il gonfiore in alto soprattutto rappresentano i sogni e le aspirazioni, però sono così eccessivi che diventano un po' delle chimere.
cioè quindi qualcosa proprio che rimane veramente solo lì in alto nella sua testa, ma si vede che è bloccata la scrivente perché non c'è quella progressione agevole che ci parla di una persona che va tranquillamente verso il futuro con tutti i problemi che ci possono essere, che però riesce ad affrontare in maniera anche autonoma e più tranquilla, più serena il futuro. Quindi si vede che c'è proprio un blocco interiore, ma è come se ci sono proprio degli affetti sofferenti, quindi un'affettività che non riesce ad essere espressa e che diventa problematica. Infatti questa cosa che tu mi dici, di questo timore di essere scoperta o il timore di non rispettare i dettami della loro religione, quindi il timore del peccato, no? Sono tutti blocchi che nella scrittura, in questo tracciato grafico, emergono in maniera piuttosto evidente. La grafologia ce le racconta questa sofferenza interiore a livello affettivo che caratterizza la scrivente e anche questo compatto, no? Cioè proprio come l'ansia di non è come quando abbiamo bisogno di respirare di aria, no? E non riusciamo a prenderne abbastanza. Quindi non so, poi magari anche a livello di sofferenza fisica, penso che abbia avuto delle difficoltà, insomma, la scrittura ci parla chiaramente di una sofferenza proprio interiore, anche a livello fisico. Sono tanti segni grafici che ci parlano di questo. E La soprattutto scrittura però anche. racconta pure il percorso di una persona nel tempo, quindi mi chiedo, la prima scrittura avrà delle differenze La prima rispetto alla scrittura ci seconda? dice proprio questo. Proprio questo, cioè ci dà proprio queste indicazioni, i segni grafici parlano proprio di questa sofferenza interiore. E nella seconda scrittura è evidente, molto chiaro che ci sia stato un percorso, perché la seconda scrittura si vede che c'è stata proprio anche un'evoluzione, quindi evidentemente la scrivente ha, diciamo, fatto un po' di strada, diciamo, ha pensato a se stessa. C'è stato un percorso importante che l'ha un po' liberata da determinate situazioni. La seconda scrittura, infatti, è più ariosa, gli spazi sono gestiti meglio, c'è più tempo per pensare anche a se stessa, come dire, per prendersi un po' in mano anche la propria interiorità. E il tratto, per quanto è sempre cioè proprio un tratto pastoso, ancora però è molto meno impastato, ci sono molti meno couchage, quindi quelle macchioline di inchiostro che sono tipicamente segni di ansia e anche di una vita interiore che difficilmente si riesce a controllare e a gestire, ce ne sono molto meno, cioè sono quasi ridotti a nulla. Quindi il contesto è più, la scrivente si è un po' liberata da alcune oppressioni, non completamente, però diciamo che ha liberato la sua espressività e anche il suo interiore. E diciamo che comunque c'è un contatto con l'ambiente sempre di tipo sensoriale, perché quella è proprio una sua caratteristica. E quindi non è una persona completamente autonoma, però lei adesso, diciamo, dopo questo percorso, riesce anche a trarre nutrimento da alcune situazioni esterne e dall'ambiente che la circonda, pur non essendo completamente autonoma e indipendente. Questo è ancora, diciamo, da venire. Però penso che sia proprio la sua, come dire, la sua indole, la sua caratteristica, no? Questa sensorialità le è congeniale, diciamo, è proprio sua. Probabilmente la potrà esprimere anche in qualcosa di artistico, magari negli studi o nella contemplazione della natura, ognuno poi esprime come meglio sente. C'è questa sensorialità che è un po' tipica anche degli artisti, dei pittori,
delle persone che creano e che fanno arte. E quindi il rapporto con gli altri è senz'altro diventato più naturale rispetto al contesto che abbiamo visto prima. E l'approccio è sensoriale, anche un po' più spontaneo sicuramente, più diretto, e però i contatti, diciamo, e l'affettività sono ancora, non sono totalmente liberi, insomma, c'è ancora un po' di una certa forma di dipendenza dall'ambiente, anche se ha fatto grandi passi, sono grandi passi avanti. Questa scrittura ovviamente dà proprio l'impressione di una persona più libera, sicuramente, da certe oppressioni e da certe sofferenze proprio a livello affettivo. Ed è una scrittura anche che ha una sua, come dire, un suo aspetto, un suo lato di creatività e di originalità, tipica anche di queste persone che hanno un tratto più sensoriale, più pastoso, cioè c'è inchiostro, no? Poi questo bel blu, almeno insomma in quel documento che ho visto, che è poi lo stesso colore anche del primo documento, quindi ritengo che sia proprio una scelta, no? Quindi il blu è un colore, diciamo, molto meno, come dire, più oppressivo della persona che è portata di più al contatto, e anche se sono rimasti tanti gonfiori, soprattutto i gonfiori in alto, e diciamo c'è una ricerca di armonia. Si vede che tutti i segni grafici ci parlano di una scrivente che comunque non l'ha conquistata l'armonia, però c'è questa ricerca di bellezza e di armonia, ma anche per attutire un po' la realtà che ancora è troppo dura per questa scrivente, e quindi questo bisogno di ricercare la bellezza altrove, di cercare l'armonia altrove, magari nell'espressione artistica o nella natura, o ognuno, insomma, come dicevo, trova poi le sue strade. E quindi ci sono un po' anche i gonfiori in alto. Sono rimasti, sono un po' una sua caratteristica, ci sono un po' dei sogni, delle fantasticherie che possono comunque ancora essere un po' delle chimere, che però sono di, come dire, sono un conforto per affrontare la durezza magari della vita quotidiana o dei momenti meno, come dire, meno poetici che la vita ci riserva, no? Le difficoltà, per affrontare le difficoltà, è come se si fosse creata un po' una bolla e un suo mondo nel quale si rifugia per cercare di soffrire meno, perché poi è quella la cosa alla quale tutti anche inconsciamente tendiamo, insomma. E quindi questi gonfiori sono rimasti tutti, e quindi ci parlano un po' della difficoltà proprio di affrontare le cose più dure della quotidianità. Ma nel complesso però direi che ha fatto un bel percorso questa persona, questa donna, e quindi si è liberata molto dalle oppressioni, perché l'altra scrittura si respirava l'oppressione in tutto il tracciato grafico, e qui invece c'è una maggiore libertà e da un po' più... Ma infatti, Giovanna, io pur conoscendoti già, sapendo quanto tu sia brava insomma in questo lavoro della grafologia, io già l'ho appurato in altri contesti, insomma non ti avrei chiamato, rimango comunque lo stesso basita, perché hai colto proprio dal punto di vista psicologico la personalità di questa donna, che io conosco bene, che ho avuto modo di conoscere bene, ed hai proprio centrato non solo il suo percorso, ma anche la sua diciamo il suo aspetto di persona creativa. So che è veramente molto creativa, ama creare, ama le armonie, le piace l'eleganza, ricerca molto l'eleganza insieme a... C'è una ricerca di bello, no? Anche nelle bello, brava, un po' ornate, no? C'è questa ricerca di qualcosa di bello che diciamo che proprio renda piacevole la sua vita, la giornata, anche se ancora ci sono, guardando proprio il tracciato, soprattutto il documento che mi hai dato, c'è a un certo punto un canale bianco che è tutta la parte interiore, l'es, quello che Jung chiamava, questa vita interiore che per lei è ancora molto, molto importante, molto in fermento, qualcosa che, insomma, queste sofferenze che sono state, come dire,
represse nel profondo che però ogni tanto tornano a galla. E quindi hai momenti così defaianti, però cerca di assolutamente di tamponare con questo, con questa sua appunto ricerca del bello, questa sua questo anche col sogno, con l'idea, il pensiero, così con l'elucubrazione mentale. Senti Giovanna, tu che hai analizzato tante grafie anche di personaggi importanti, so, personaggi dello spettacolo, hai comunque interpretato la scrittura anche di personaggi veri e propri della storia, insomma, hai un bel curriculum, no? In questo senso. Come ti senti ora nell'analizzare la grafia di un ex testimone di Geova? Hai avuto mai a che fare con queste persone? Ma guarda, personalmente no, non ho mai avuto contatti proprio stretti con i testimoni di Geova, ma credo che siano persone, cioè io non sopporto molto l'idea di che una religione possa in qualche modo proprio interferire così pesantemente nella vita della persona. La religione, per come la vedo io, dovrebbe essere un momento, un rifugio, un conforto, un qualcosa per dare la spiegazione a tante cose che ancora anche la scienza non sa spiegarci. Io fondamentalmente proprio mi definisco un materialista scientifico, quindi sinceramente non amo molto, però trovo che siano veramente negative, negativo il punto di vista delle religioni ferree che impongono anche a livello fisico pensieri e azioni. Questo lo trovo davvero intollerabile, insomma, ecco, quindi non potrei mai, non riesco proprio ad entrare più di tanto in empatia con loro, ma quello che mi disturba molto è questo modo di rifiutare assolutamente la scienza, perché sappiamo tutti, no, che i testimoni di Geova non ammettono, ad esempio, la trasfusione di sangue, e quindi, insomma, per me è inconcepibile. La scienza ha fatto passi da gigante. Prima, se pensiamo che negli anni passati, in fondo parliamo di 50-60 anni fa, si poteva morire con una brutta polmonite o con un'appendicite in peritonite, insomma, l'idea di rifiutare quello che la scienza ci aiuta e ci regala a capire proprio per la nostra salute, lo trovo davvero insopportabile. E lo trovo insopportabile che tutto questo si possa ricadere sui loro figli, i bambini che non hanno la possibilità di farsi curare, no? Perché c'è qualcuno che dice che la trasfusione di sangue è peccato. Ecco, poi insomma, questo concetto del peccato è un concetto che io personalmente rifiuto proprio, perché è proprio un termine che rifiuto. Perché noi esseri umani siamo terribilmente imperfetti e a volte riusciamo ad essere peggiori delle bestie e soltanto diciamo il pensiero, soltanto diciamo l'utilizzo positivo di questo grande organo che abbiamo nella testa, che è qualcosa di grandioso, ci può aiutare a migliorare. E io personalmente, soprattutto dopo 2 anni di pandemia, sono sempre più fiduciosa della scienza. Penso che l'uomo dia il meglio di sé nel momento in cui mette a frutto la sua intelligenza e soprattutto al servizio degli altri. Certo, ci tenevo che tu facessi questa premessa perché dobbiamo sottolineare che il tuo punto di vista non è intaccato da una aderenza, no? Da una partecipazione religiosa di altra natura, che in No, questa. non parlo per Ok. partito preso, insomma, ecco, diciamo che io ho un po'
anche se ho un grande rispetto e una grandissima ammirazione per coloro che pensano determinate cose, vivono anche in base ai loro dettami interiori. Penso per esempio a San Francesco d'Assisi, ecco, voglio dire, un predicatore come San Francesco d'Assisi, io mi inchino, ho il massimo rispetto, e anche se io non riesco ad arrivare a tanto, cioè sono un essere materiale, sono niente in confronto ad una persona che ha questa spiritualità così, così spinta, così importante, e di conseguenza vive e mette anche in pratica nella sua vita questa spiritualità così importante. Ecco, è quello che mi, diciamo, per quello io ho il massimo rispetto. E quando però poi la religione diventa qualcosa d'altro, e allora a me diventa difficile, ecco, capire ed entrare, insomma, anche in quell'ordine di idee. Ma ho il massimo rispetto per tutte le religioni del mondo, perché ognuno di noi ha bisogno di noi non siamo solo materia, è evidente, no? Quindi, insomma, abbiamo anche un lato così molto più inconsistente, fluido, che non sappiamo. E quindi io rispetto, il massimo rispetto per chi invece riesce anche a trovare un senso in quello che è meno tangibile, massimo rispetto. Non tollero le imposizioni che non hanno senso, che, insomma, ecco, si distaccano dalle cose. Certo. Giovanna, io credo che tu abbia fatto un grande regalo alla persona che ci ha regalato, che ci ha donato la sua scrittura. La ringraziamo, intanto io la ringrazio. La ringrazio moltissimo per avermi permesso di entrare nella sua vita, nel suo privato, insomma. Ho detto un paio di cose, nulla di più, però la ringrazio di avermi dato questa opportunità, insomma, di conoscerla e di capire come la grafologia entra, è così, diciamo, riesce così a mettere a fuoco le caratteristiche più intime, le nostre problematiche, insomma. Ecco, questo è un piccolo assaggio. Io credo che sia anche lei a ringraziarti, e noi ci auguriamo, in conclusione, che la sua scrittura continui ad evolversi. Evolversi sempre di più, ma soprattutto le auguro di seguire i suoi sogni, che sono tanti, e quindi le auguro davvero di seguirli sempre e che possano portarle il meglio per lei. E so già che lo sta facendo, che è a buon punto. Bene. Grazie. Grazie a te, Leonora, e buonasera a tutti.